Sedere sul muretto senza precipitarvi perché penso che si senta bene. Ho usato una ghironda che è uno strumento medievale. Questo era il canto che cantavano i pellegrini in cammino verso Roma. Infatti dice: Roma nobile, signora del mondo, delle città tutta la più eccelsa, rossa del sangue rosso dei martiri, eccetera eccetera. Ed è conservato ancora a Monte Cassino ed è un brano dell'inizio dell'undicesimo secolo. Adesso prendiamo invece un brano di camminatori che andarono più lontano, perché tutto il concerto l'abbiamo pensato con delle musiche legate al cammino. È un'estampile, estampile è una danza medievale e probabilmente questi sono brani pensati in Palestina, in Terra Santa, dai crociati che avevano fatto quindi tanta strada e poi si sono ritrovati a ritornare nelle loro terre. È l'Estampille Royale numero 4.
grazie. Torniamo su Pellegrini che camminano, visto che abbiamo fatto un estampì. Andiamo verso Gerusalemme questa volta. Gerusalemme Mirabilis è un canto ancora più antico, perché pare che risalga addirittura all'VIII secolo, o meglio la musica risale all'VIII secolo, perché è stato ricopiato su un canto profano che è di quel periodo, e poi probabilmente intorno all'anno 1000 sono state aggiunte le parole. Palestina, che ha visitato o dove probabilmente non è ancora andato e vorrebbe andare, e però è un tedesco e quindi canta nel tedesco dell'epoca. Adesso la mia vita è degna di essere vissuta da quando i miei occhi di peccatore hanno visto il paese puro e la terra così onorata. È accaduto secondo i miei desideri. Sono arrivato nella città dove Dio si è fatto uomo. Terre belle, ricche e nobili come ancora non avevo mai visto. Esse hanno il più alto onore grazie alla meraviglia avvenuta qui. Una vergine ha partorito un bambino che ora regna su schiere di angeli. Cattivi. Andiamo dove?
un'altra estampie, e questa volta è l'estampie Royal 5. State attenti, state attenti. Come si ballava l'estampia è un po' complicato, nel senso non ci sono testimonianze certe. Quello che si sa per certo è che si batteva il piede a terra, perché estampia significa pestare. Facciamo passo. Questa non era di Pellegrini, come avevi forse tu. No, e sono canti probabilmente legati alla crociata, anche se il manoscritto che li conserva è stato scritto probabilmente un secolo dopo, e poi è finito peraltro a Napoli, ci è rimasto per quasi 200 anni a Napoli. Era popolare, si no, 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 ambito cavalleresco. Sì, sicuramente. Solo che anzi la il piede a terra, questa la scordatura è data, come facciamo? Tu non lo sei giurato. Andrea gli do la chironda. Con un salterello, e questo ve lo facciamo ballare. La cosa importante è dovete eseguire Raffaele, il passo del salterello non si può fare perché sono morti e feriti, non, però diciamo dal punto di vista tecnico era un passo saltato, poi se vi capita di venirci a vedere quando facciamo le danze del 400 capirete. Questa è una mia ricostruzione su una musica certa. Faccine senza musica, Raffaele. No, è a sorpresa, direttamente. Questa è la baby dance di questa sera per noi adulti. Questo si faceva nei migliori villaggi turistici durante il 1300, questa danza. Allora, la cosa importante è che seguiate Raffaele, la coreografia l'abbiamo ricostruita. Aspetta che ti devo montare la... Dobbiamo camminare. Ci devo mettere in fila. Okay. Dovete sempre seguire Raffaele. Sì, sì. Senza saltare. Andiamo. Dammi la mano. Via! 1, 2, 3, go!
C'è troppo umidità, tutti giù per terra, non ti faccio terra. Aspetta. Strumentale Ave Grazia Plena, grazie a tutti. Chiama il gruppo, questo qua? Ave Grazia Plena. Grazie a tutti.